Sara ha 8 anni e le trecce bionde. È nata a Roma con i suoi genitori e i suoi nonni. È ebrea di discendenza. Le piace molto andare a scuola. Un giorno del 1938, la maestra legge nella classe di Sara questa circolare del direttore: i bambini ebrei devono lasciare la scuola. La maestra, con paura di essere vista, abbraccia Sara per l'ultima volta. Il papà di Sara, che lavora come impiegato al comune, viene licenziato perché è ebreo. Il fratello di Sara, pur essendo un fascista, convinto e orgoglioso di portare il fez e la camicia nera, viene espulso dall'associazione dei giovani fascisti perché ebreo. Sara aiuta la mamma a lavare i panni di altre famiglie per portare a casa qualche soldo per la spesa. 16 ottobre 1943. Soldati tedeschi e militi fascisti sfondano le porte delle case degli ebrei e trascinano fuori gli abitanti. Sara e i suoi genitori vengono caricati su un camion. Il fratello di Sara sfugge alla retata e viene nascosto da un medico in un ospedale. Quando i soldati tedeschi entrano nell'ospedale, il medico dice che il fratello di Sara e gli altri giovani sfuggiti alla retata hanno una grave malattia. I soldati tedeschi vanno via per non essere contagiati. Sara e i suoi genitori sono caricati con tanti altri su un treno, dentro vagoni chiusi con un lucchetto. Il treno arriva ad Auschwitz. I prigionieri scendono dal treno e vengono picchiati dai soldati e morsicati dai cani. Il padre di Sara viene messo in una fila, la madre in un'altra, Sara in un'altra ancora. Sara indossa un pigiama a righe con le stelle di Davide e zoccoli di legno ai piedi nudi. Sara dorme in uno stanzone con tanti bambini su letti a castello. Al mattino, lungo appello dei prigionieri, in piedi sotto il sole o sotto la pioggia. Dopo l'appello, tutti al lavoro come schiavi. Sara lavora in una fabbrica di munizioni per l'esercito tedesco. Sulla sera, Sara e gli altri ricevono il cibo della giornata, un pezzo di pane e una scodella di brodaglia. I bambini che si ammalano vengono portati in infermeria e sono usati per esperimenti. Ogni tanto qualcuno viene portato alle docce e non torna più. Allora Sara vede uscire del fumo dai camini del campo. Un giorno l'appello non viene fatto. Sara vede i soldati tedeschi che bruciano i registri e scappano via. Sara vede arrivare dei soldati con un cobalco, con la stella rossa. È il 27 gennaio 1945. I soldati russi danno da mangiare a Sara e ai suoi compagni. Sara gira per il campo, cercando i suoi genitori, ma non li trova. Sara si chiede se, quando racconterà la sua storia, gli altri le crederanno. In Italia ritrova suo fratello che aveva combattuto da partigiano contro i tedeschi e i fascisti. Thank you.
che è vecchia. Sara dice ancora: voglio credere che dopo la tempesta ci sarà un sole nuovo per tutto il mondo. Thank you.